ciao ragazze! Allora, video haul su tutti i miei acquisti che ho fatto all'Intercharm di Milano. Devo dire che ho avuto una grandissima idea perché mi sono portata dietro il trolley, così ho potuto mettere tutto lì dentro, perché veramente se non me lo portavo o evitavo di comprare certe cose o comunque mi spaccavo spalle e schiena, perché veramente ho preso delle cose che pesano anche abbastanza, quindi... Comunque, vi faccio subito vedere quello che ho acquistato, i prezzi adesso non me li ricordo precisi, di quello che mi ricordo però ve lo dico e vi anticipo che è tutto sulle unghie, tranne due cosine per i capelli, ma veramente sono andata là solo ed esclusivamente per vedere tutte le cosine per le unghie, approfittare delle offerte. Sapete che in fiera comunque lanciano magari nuovi prodotti a prezzi lancio, magari vendono le cose con delle promozioni, quindi io ne ho approfittato subito. Allora, vi faccio subito vedere quello che ho preso qua. Allora, questo qua io non lo conosco, Hot Nails, si trova a Roma. Questo qua praticamente è tutto il cataloghino con i prodotti che vendono con relativi prezzi e dimensioni, quindi questo qua l'ho preso utilissimo da sfogliare se ci sono delle offerte rispetto ad altre case. Comunque, questo l'ho preso a titolo informativo e poi anche per ricordarmi del posto dove ho acquistato, quindi Hot Nails. E ho comprato giusto 4 bulbi per la lampada, che adesso non vi sto ad aprire perché sono semplicissime luci da mettere all'interno della lampada UV. E poi ho visto che c'erano questi gel color, che purtroppo non posso farvi vedere perché hanno ancora la pellicola. Comunque li ho presi due, perché se io ne prendevo uno lo pagavo 6 euro, se ne prendevo due 5 euro l'uno, quindi io con 10 euro mi sono presa due colorini. Ho preso il viola metal, ve lo faccio vedere così, però è praticamente appunto un bel viola metallico bellissimo, mi piace un sacco. E poi ho preso un turchese perlato, che è appunto un azzurro molto molto carino, mi piaceva un sacco. C'era sia questo qua che ho preso perlato e l'altro era più matte. A me sapete che i matte non piacciono, quindi sono andata sul perlato. Poi sono andata in questo store qua, Lady e Oscar. Questi non erano italiani, anche se loro hanno il negozio a Milano. Questo è il loro bigliettino da visita, proprio perché così uno si ricorda anche dei posti in cui è andato. E qua praticamente, adesso non so se ho capito bene, comunque dovrebbero aver aperto un nuovo store in Milano, e quindi niente, questo qua è il loro bigliettino da visita, però i rivenditori parlavano tipo russo, erano stranieri, boh, non lo so. Comunque mi sono comprata queste spugnettine qua per il trucco a 2 euro, anche se queste in verità le ho prese non per le unghie, non per i trucchi, ma per le mie creazioni. Queste qua sono utilissime per fare gli squishies. Magari voi adesso non sapete cosa sono, comunque sono, con queste farò dei pezzettini di torta con le varie glasse, poi vedrete nelle mie creazioni. Comunque 2 euro di queste, e devo dire che non è neanche tantissimo. Poi ho preso 3 ruote trasparenti, che sono quelle che comunque consigliano di più per fare le prove nail art o far vedere i vari gel, color o smalti che si hanno per fare appunto delle nail art. E queste qua le ho pagate 1,50 euro l'uno. Devo dire che è stato il più conveniente, perché gli altri costavano tutti sui 2 euro, 3 euro, quindi ho approfittato e ho preso queste. Poi ho preso questo qua, che è l'aspiratore per la polverina delle unghiette. Quando si vanno a limare, a usare la fresa, si forma una polvere enorme che veramente sporca ovunque. Quindi questa qua si attiva attaccandola alla presa, c'è una specie di ventolina all'interno che appunto aspira. Però voglio farvela vedere, perché ho preso questa, che indovinate un po' di che colore è? Esatto, rosa! Ed è fatta così in simil pelle. Guardate che bella! Sono proprio rimasta soddisfattissima. Guardate, è bellissima, mi piace un sacco.
Molto molto bella, poi questo rosa io lo adoro. E l'unica cosa che adesso ve lo dico già perché comunque poi non lo vedrete, non ho trovato, non ho comprato la fresa, che è diciamo l'ultimo attrezzo che mi manca. Però ho fatto dei giri, non ce n'erano tante da scegliere, comunque in quei pochi che le vendevano non ho trovato tantissime offerte, ho visto che su internet mi conviene di più, quindi purtroppo la fresa non l'ho potuta comprare, poi io la voglio rosa, quindi sono un po' così fissata e quindi niente, vabbè, intanto ho preso l'aspiratore che comunque anche solo quando vado a limare mi prende tutte le polverini ed è comoda. Poi, in un altro negozio che non so cosa fosse, comunque era molto molto grande, era quasi al fondo del padiglione e praticamente sembrava proprio un negozio, entravi, prendevi il tuo cestino, facevi la spesa e io mi sono comprata questo cleaner qua, che è da 500 ml, e devo dire che ho preso questo perché ho trovato un prezzo abbastanza abbordabile, mi sembra sui 5 euro, adesso non vorrei sbagliare, comunque sì, sui 5 euro ho preso questo, che non è di chissà che marca, poi non lo so, io non la conosco, Diamond Cosmetics. Comunque ho preso questo perché questo, per chi fa unghie lo sa, va alla grande, questo qua va proprio giù che è una meraviglia, quindi mi sono presa questo qui e non l'ho preso di altre marche perché appunto i prezzi erano un po' più alti. Poi a 2 euro mi sono comprata questo pennellino qua per nail art, guardate che bello, questo fucsia così bellissimo fatto con questo applicatore qua. Poi ho preso le cartine per fare l'allungamento. Qui ce n'è 500 pezzi, questo l'ho pagato, non mi ricordo, non voglio buttare lì cifre, comunque anche qua era veramente conveniente, l'ho comprato subito, potevo prenderne due però non volevo neanche caricarmi più di tanto. Poi ho trovato il cuscino, che anche questo mi mancava, adesso non ve lo tiro fuori tanto si vede, è un normalissimo cuscino per appoggiare appunto la mano e farsi fare le unghie. Bello perché comunque ha la cernierina, quindi si può sfoderare e lavare, visto che questo qua è in asciugamano, vedete, tipo l'asciugamanino. Bellissimo, ecco, questo qua c'erano vari colori, c'era anche il rosa più pallido, però questo qua mi ha colpito di più. E questo l'ho pagato 5 euro. Questo l'ho comprato perché appunto lì costava meno e l'avevo trovato anche su internet a 5 euro. Quindi ho detto per comprarlo su internet lo prendo direttamente che ce l'ho subito. Quindi questo qua è un acquisto favoloso. E poi anche lì costavano 5 euro l'uno i gel color. Questi qua si possono vedere, ve li faccio vedere. Ho preso il 14A che è un rosa bellissimo. Stupendo, meraviglioso, veramente bellissimissimo. E poi non ho esagerato tanto con i gel, forse potevo fare qualche acquistino in più, però. E questo è il 76, che è questo bel viola. Guardate che bello, mi piacciono un sacco. Poi non vi dico quanti colori che c'erano di gel da scegliere, bellissimi, io ne avrei presi veramente borsate, però mi sono trattenuta perché comunque tra una cosa e l'altra. Ah, non vi ho detto qua, l'aspiratore l'ho pagato 20 euro, è anche qui conveniente perché comunque la stessa identica l'ho vista in un altro stand e chiedevano 30 euro e poi quindi si aggiravano le cifre tra i 30 e 40 cifre così, questa qua 20 euro l'ho presa subito, ecco perché ho preso questo e non la fresa perché non l'ho trovata, quindi ho approfittato veramente di una grande offerta. Poi sono stata da Clarissa Nails che mi ha dato questo sacchettino qua della China Glaze. Sapete che ci sono tutti gli smalti super fantastici. Qua mi sono comprata questo dispenser per i pad che mi mancava, anche se io volevo quello proprio da metterci tutto il rullo, però questo qua era anche molto carino. Allora ho preso questo e quando l'ho aperto, perché poi l'ho aperto a casa,
non sapevo ci fossero già i pad dentro, quindi una buona cosa anche questa, in plastica, vedete, trasparente, si prende, cioè si apre per mettere i pad all'interno e poi una volta che serve l'utilizzo si tirano di qua. Molto molto carino, mi piaceva un sacco. Poi questo l'ho pagato poco, ma non mi chiedete quanto perché non mi ricordo. Perché io gli scontrini li ho tenuti, però alcuni avevano proprio scrivevano solo più il totale, quindi di questo non mi ricordo. Siamo comunque sui 4-5 euro. Poi questo me lo ricordo perché sono rimasta stupita. Ci sono, e questo è un portatip che non vi apro perché comunque non vi faccio vedere così. Qua ci sono le tip da applicare poi qua nei vari buchini. Questo qua è da 56 tip e l'ho pagato 9 euro. Veramente, secondo me ho fatto un affare. Poi non so, io sono contentissima di averlo preso perché appunto ce n'è 56 e l'ho pagato meno di 10 euro, quindi fantastico. Poi aspettate che magari tiro fuori così perché sennò poi mi perdo i pezzi. Poi ho preso questo gel color che sinceramente non so se è sigillato. Guardate che bello sto packaging, fantastico. Non so se si vede perché fa un po' riflesso, quasi specchio. Comunque è un rosa perlato bellissimo. E questi sono i gellissimi Soak Off. Vediamo. No. Non ve lo apro perché non vorrei far danni. Comunque è un malva, rosa malva ed è fiore di malva ed è bellissimo. Poi comunque questi me li vedrete quando faccio le nail art, quindi non ve lo faccio vedere. Comunque è molto molto carino, mi piace un sacco. Poi ho preso questa spatolina firmata proprio Clarissa Nails, che serve appunto per girare i gel, perché sapete che ogni volta che utilizzate i gel dovete dargli una girata perché comunque si formano magari bolle d'aria all'interno e poi una volta che le applicate non rimangono bellissime le unghie, quindi questo qua l'ho preso che mi mancava. E poi ho preso questo strepitoso smalto che non è un gel, ma mi piaceva un sacco lo stesso, della China Glaze. Questo è il colore, non lo so, ve lo faccio vedere a voi sperando che metta a posto tutto. Sì, si vede, spero di sì. Comunque questo qua è strepitoso perché è un oro glitteratissimo, ma proprio super glitterato, che all'interno appunto questi glitter sono sul giallo, sull'oro, sul rosso. È un mix di glitter bellissimo, bellissimo. Questo qua mi sembra che sia della collezione Jungle, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo perché non so se c'è scritto qui. Comunque è bellissimo, è bellissimo. C'era anche così fatto sul verde, poi sul rosso, però questo qua è quello che proprio mi ha colpito tantissimo. Questo ho detto a Natale di sicuro lo metto perché bello bello bello. E poi piacendomi poi magari farò qualche altro, non so, lo metterò in qualche momento così di pazzia. Poi ultima cosa, mi sembra che questi vi ho fatti vedere. Nel reparto di sopra, che era tutto per i capelli, mi sono comprata questo cerchiettino qua, che ho tenuto il prezzo sopra così non mi sbagliavo, 3 euro, fatto in velluto viola con questa farfalla così un po' strana. Bellissimo, 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 mi piace tantissimo. Magari metto la mano così, però penso si sia visto. E poi ho provato a prendere questo perché boh, mi hanno sempre ispirato queste cose qua strane, però non sapevo mai se prendere o non prendere. Stavolta ho detto ma sì, proviamo, l'ho pagata 2,20 euro, praticamente è una fascia però qua fatta in plastica con il pettinino all'interno, quindi che prende bene i capelli, fatta così, l'ho presa sul grigio scuro tutto glitterato. Mi piace tantissimo, molto molto carino, un po' così particolare. Poi penso che questo vada bene anche da tutti i giorni perché non è
così appariscente, poi sui capelli neri. Ah, non so se si vede ancora, ma qua ho i residui dei brillantini che mi hanno applicato appunto nel reparto capelli. Poi comunque vedrete la foto, l'ho messa forse già anche su Facebook, adesso non mi ricordo più perché in questi giorni è stato tutto un casino, ho fatto mille cose. E niente, questi erano tutti i miei acquisti, spero vi siano piaciuti. Se volete consigliarmi qualcosa, volete dirmi, non so, prova a usare prima questo gel così lo vediamo, gli altri non so cosa dirvi. Comunque, se volete darmi dei consigli o dirmi se vi sono piaciuti o no questi prodotti, fatemelo sapere qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!